ciao e benvenuti a tutti gli amici della nostra pagina Facebook e del nostro canale YouTube. Per prima cosa voglio dirvi che, come avrete notato, abbiamo cambiato nome. Da adesso in poi la nostra pagina si chiamerà Restauri d'Evoga. Abbiamo scelto questo nome per essere originali anche nel nome e per allineare anche la nostra pagina Facebook al nostro sito che presto sarà online. Colgo l'occasione per dirvi anche che oggi, la novità di oggi è che faremo 7 video relativamente al restauro di un tavolino molto semplice, il classico tavolino della nonna che tutti voi avrete in casa, e questo perché abbiamo, nel corso del tempo, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, abbiamo risposto a tantissime domande su come si affronta il restauro, quali sono i passi da eseguire, se prima fare la sverniciatura piuttosto che l'antitarlo, viceversa e quant'altro, e abbiamo pensato di fare 7 video didattici appunto, dove partiremo dal primo passo e arriveremo al settimo passo. Il primo passo è l'analisi del mobile e l'ultimo passo è la finitura della pavimentatura. Tutti questi argomenti saranno approfonditi nel mio libro, che presto sarà online scaricabile su Amazon e sulla pagina Facebook. Niente, tutto è pronto per questa avventura che consisterà in questi 7 video e in 7 passi. L'inizio di un restauro è una fase molto affascinante, quando un mobile arriva in bottega, arriva con un vissuto, con un racconto, con una storia alle spalle, e quindi nella mente del restauratore scattano delle molle particolari. Si cerca di andare all'anima del vissuto del mobile e cercare di entrare in contatto mentale con lui. In questo caso qui ci troviamo di fronte a un tavolino degli anni 50, molto carino, il classico tavolino appunto della nonna, che ognuno di voi sicuramente avrà in casa. Questo tavolino è costituito da 2 legni diversi, anzi da 3 legni diversi. La parte esterna del piano di coperta è in palissandro. Questa stella a 8 punte è impellicciata in ciliegio, e i piedi, 3 piedi a sciabola, sono in faggio tinti color noce. Qui abbiamo pensato di fare un restauro conservativo che andrà, diciamo, a risaltare questo gioco di legni di colore attraverso tutto il processamento che faremo in 7 passi. E il primo passo è l'analisi del mobile. Bene, cari amici, di cosa abbiamo parlato oggi? Abbiamo parlato dell'analisi del mobile e abbiamo quindi centrato l'obiettivo del riconoscere sia lo stile del mobile, la sua epoca, parliamo degli anni 50, del 1950, costruito di 3 legni diversi, noce, ciliegio e maggio color noce, e quindi tutto è pronto per il video di domani, che sarà centrato sulla sverniciatura. Se sei interessato alla nostra pagina Facebook e ai nostri contenuti, ti consiglio di entrare a far parte del nostro pianeta Restauri d'Evoga e scoprire un artista che c'è in te.